Soul Sinners. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Quindi bentornati, ragazzi, in casa Redfield. Allora, dunque, le piccoline sono qui. C'è chi ascolta la musica, chi invece si scatena nelle danze. Mentre le mamme sono qui, che si danno da fare per, insomma, no? Vi ricordate, il progetto era quello di tornare in forma. E devo dire che stanno già ottenendo ottimi risultati. A me sembrano entrambe più, no? Dimagrite, comunque. Che dite voi? In particolare lei, vedete? Perlomeno mi sembra. Poi non lo so, non me la immagino troppo, ragazzi, magra. Lei un po' di più, perché comunque lei è una ballerina, quindi deve avere comunque un fisico, no, adatto. Anche se poi ho visto anche ballerine un po' più formose e erano bravissime comunque. Ed oggi, ragazzi, ci sarà un evento importantissimo. Ore 16, il compleanno della nostra Ada, che diventerà una adolescente. Io, ragazzi, ancora non ci credo. Ovviamente prepara la torta, ha organizzato la festa. Prepara, boom, madonna che tramba, tesoro. Basta però, vai a preparare sta torta, tesoro, sì. E di nuovo sono tutti molto tristi, ragazzi. Voi vi direte perché? Chi è morto stavolta? Chi ha da schiattare? È già schiattata, ragazzi. Alessandra D'Angelo, che poi sarebbe tua sorella a sto punto, ragazzi. Che casino, vabbè. Quindi sì, è andata. Mi dispiace tanto, è una cosa molto molto triste, però è andata. La scomparsa di chi ci è più caro? Sì, qualcuno di molto vicino, quindi era un parente. Ma una parente, anzi, scusate, una parente, scusate. Vero? Era tipo tua sorella, chi era? Sebastian Castiglio, patrigno. Quello che si è sposato con Noemi Castiglio, ok? La madre, che ha tre figli. Alessandra D'Angelo, per vecchiaia, non si sa come. Camilla D'Angelo, ma chi è Camilla? Renata Castiglio, sorellastro, vabbè, chi se ne frega. Tu hai una sorella che si chiama Camilla? Ecco chi è Camilla, ragazzi, che ha mandato il regalo a Ingrid, mi sembra, non mi ricordo. Dream mi aveva detto, ma non è che è la sorella, cioè la figlia praticamente di Lilith? Invece no, si chiamava Erika, ragazzi, quindi non poteva essere lei. Io lì per lì non ci ho pensato. Vai, metti subito, aggiungi subito le candeline, perché altrimenti... E qui ovviamente, ragazzi, visto che siamo a Windenburg, piove! Io avevo preparato qua fuori tutto, no? Questo, le piscinette per le bimbe, perché loro hanno festeggiato il Ferragosto e per alcuni non è andata neanche bene la festività, quindi erano anche già tristi di loro. E niente, la sfiga, che vi devo dire? Inizierà presto, ok. Giocheranno sotto l'acqua, io non so cosa dirle. Invia un SMS triste alla nonna. A questo punto, tesoro, alla nonna. A Noemi, che non è invitato, tra l'altro. Oh, ragazzi, santo cielo, non l'ha invitata. Sarà la nipotina a invitarla. Nonna, te l'ha mandato mamma l'invito per il compleanno, vero? Per la mia festa. Assolutamente no, tesoro. Ecco, brava. Mi sembri davvero giù di me. Vedi, da me ci penso di tirarti su. Ma come fai a tirarla su? Che tu, ti prego, tesoro, non puoi tirarla su di morale. Capisci che è la tua figlia? Stranamente, lei nel frattempo si è invecchiata, ragazzi, e non si sa come. Boh, vabbè, quella era più giovane, più vecchia. Ragazzi, un macello. Allora, dunque, Moira, Moira, ti abbiamo invitato alla festa, questo è sicuro. Quindi stai tranquilla, ci vedremo alla festa. Perfetto. La musica c'è, ok, iniziamo. Manca al lavoro, ma anche no. Poi arriverete, fate quello che volete, ma poi arriverete. Oh, qui si è anche rotta... Madonna, ragazzi, il mondo si sta rompendo qua, oltre alle mie pere. Vai, su, vai a farti rapidamente... No, gioca sotto la pioggia, no, fatti una doccia riflessiva. Beh, lei si è vestita in modo da faiga. Beh, anche lei, devo dire. Look molto audaci entrambe. Vedete, ragazzi, è tornata più ad essere più in forma. Guardate, ora, secondo me, è perfetta. Mi piace tanto, perché me la immagino comunque parecchio formosa la nostra Sherry, quindi troppo magra non riesco a vederla, ecco.
tesoro, sei ancora qui. Ok, le bimbe si stanno riposando, meglio così per noi. E ragazzi, mi dispiace perché lei obiettivamente non è riuscita a finire la sua aspirazione da bambina prodigio, però io diciamo che l'aspirazione che per me conta di più è quella poi da adulta, da giovane adulta, insomma. Quindi fai una cosa bella di casa, inizia il raduno, va. Inizia il raduno perché sì, avevamo invitato i membri del club, così però. Così vi scatenate un po' nel ballo. Magari, ecco, balla la rumba sim, ma cambiamo stazione, però. Musica latina. Balla in generale poi col gruppo quando arriva. Però intanto, insomma. Tu, cara, hai finito? Dai, sei bellissima. E notare, ragazzi, scusate, ma veramente, allora, a parte romper le pere, notare, vedete, è dimagrita comunque. Vedete anche lei? Ora sta molto meglio. Beh, dopo due gravidanze, ragazzi, voglio dire, anche parecchio vicine poi. Patata, fatti un altro pisolino. Donaci un momento di pace proprio. Ok, allora dunque, fai che si giochino dei giochi nello stesso momento. Perfetto, io volevo fare questo in realtà, lo scivolo. Quindi vediamo un po' ora che tutti arriveranno. La bevanda, ragazzi, vai a preparare le bevande. Ah sì, qua ci sono i panni che puzzano, vabbè, lo schifo più totale. Prendili tu, tesoro, chi se ne frega. Vai qui, mixa la bevanda, facciamo limonata, così che anche le bimbe possono, ecco, gradire. Oh, iniziano ad arrivare. Fai una presentazione amichevole perché tu non le conosci. Ed è una cosa triste. La nostra Alexia, che nel frattempo è diventata giovane adulta, o lo era già, ragazzi, non mi ricordo. Un ciuffo, purtroppo, scusate, ma veramente non me lo ricordo. Oh, brava tesoro, vedi, sei bravissima. Entusiasmati per i dolci. Oddio, ragazzi, Guadalupe è diventata anziana. Che peccato non aver sfruttato la genetica di questa semmina, ragazzi. Veramente mi fa star male la cosa. Però purtroppo è andata così. Allora, vogliamo darci una mossa? Io volevo proprio. Dovremmo anche. No, però ho invitato il catering, se non ricordo male. Quindi cucinare non sarà un problema. Mettiamo via queste, che faranno schifo fra un'ora. Quindi no, buttiamole proprio. E direi che si balla insieme qua, no? Dai, in casa a ballare, su. Sperando che arrivi anche l'altra zia. Questi fanno. Ragazzi, cioè, io vi dico una cosa. Allora, ci sono state una serie di incidenti, per cui se la sono fatta sotto, a causa di questa infezione della vescica. Ma l'avevano proprio tutti e tre. Quindi se la sono fatta sotto Mirko 1, Mirko 2 e Rebecca. Vi dico solo questo. Proprio una gioia è stata. Un continuo. Praticamente vivere così, una tristezza. Vabbè, che dobbiamo fare? Usa, così poi dopo stai tranquillo. Fatti una doccia, anche tu, caro. E oggi, appunto, lo so, io devo capire chi è questa sorella, però. Ragazzi, scusate, ma lui potrà chiamarla? Se è la sorella, no? Inviterà nel lotto attuale. Ma non la conosce. Ragazzi, oh mamma santa! Peggio di Maria De Filippi, apriamo la busta. Io non so che dire, invita tua madre poi. Io non. Ragazzi, ma che vi devo dire? Qua ci sono sorelle che sbucano così all'improvviso. Tu stai qua sdraiata, sì, non preoccuparti. Allora, volevo far giocare Ada. Con chi? Gioca con Guadalupe? Ma dai, no, dai, con Alexia. Ce la fai? Ce la fate, ragazzi? Ok, tu intanto, tesoro. Il giardinaggio, ma come ti viene? Sali di livello in giardinaggio. Ok, va bene, salire di livello in giardinaggio. Potresti venire qui e aggiungere del sapone e poi scivolare acrobaticamente. Vai! Perché sì. Festeggio il compleanno di Ada, certo, lo festeggiamo tra poco, dai. Sta facendo una partita, per ora. Come va qua con il club, tesoro?
Ok, hai fatto soltanto... beh, qua per fare le attività del club, ragazzi. Però potete anche soltanto ascoltare musica, eh. Basta, dai, interrompi così chi deve andare in bagno, chi deve fare le sue cose, può farle. Oh, toh, guarda, tesoro, vieni via da lì. Dai, direi che l'hai fatto, su. Sei amichevole con Ada? Ecco, volevo... l'essere amichevole... Volevo darle un regalo. Ah, non hai niente. Puoi comprare qualcosa, tesoro? Vediamo. Acquista regali. Dai. Lei sa che la nostra Ada ama molto leggere, per esempio. Quindi magari... giocare con il proprio cibo, oddio no. Il trono dei gemiti, non mi sembra il caso. Oh, i morti bighelloni. I morti sono tornati e non hanno particolare premura di mangiarti il cervello. Questo è proprio per Ada, ragazzi. Vai. Compralo, vai qui e regalale questo libro. Ne sarà veramente contenta. Regalo di compleanno, i morti bighelloni, ragazzi. Ma vi rendete conto, non lo so. Diventata buona amica di Sherry. Ok, perfetto. Io ho invitato gente, ragazzi, di cui non ricordo neanche l'esistenza, vi giuro, però... Volevo capire, Maki, tu hai partorito, vedo. È una cosa molto bella, però... Abbracciala. Magari potresti fare, tipo, delle interazioni amichevoli... con lei? Condividi un segreto, ecco, si confida con lei, dice, secondo me... c'è un'altra donna. Ma lo scoprirò, eh? Lo scoprirò! Discuti dei festeggiamenti. Ok, vai, vai, fai quello che devi fare. Tesoro, vai a dare sto regalo, credimi. Schioda da qui. Lo dico proprio per il tuo bene. Tesoro, vogliono darti un regalo, perciò anche tu schioda da lì. E poi dopo il regalo, ragazzi, direi che noi... Oh, mamma santa! Ma chi è lei, scusi? Ma allora, a parte per quale cappero di motivo dobbiamo avere il fornitore di catering anziano? E per di più, per quale cappero di motivo deve essere un vampiro? E ancora di più, per quale cappero di motivo deve occuparsi dei panni? Ma lei deve solo cucinare, ma... Oddio, ragazzi, ansia, non lo so, ma perché? Vabbè, no, io non ho parole. Questo l'ha mandato Lilith, sicuro. Sicuro, per spiare la situazione, l'ha mandato lei. No, io non ho parole, vi giuro. Dai tesoro, però, dalle questo regalo, se no stiamo qua. Congratulati, brava, prima di tutto. Fare gli auguri, immagino, le farà gli auguri. E le darà il regalo di compleanno. Dai, dalle questo regalo, questi morti bighelloni. Tu, cara, che stai facendo? Volevi provare a scivolare? Scivola acrobaticamente con... Dai, Mirko Longo. Con tuo marito, vediamo se ce la fate. Tieni l'ombrello, con l'ombrello la vedo dura, però vabbè. Tuo marito che puzza, tra l'altro, perché nel frattempo loro non hanno fatto un ciuffo. Non si sono andati a lavare, non hanno fatto nulla. Oh, le gioie della vita, ragazzi, ma è veramente proprio una gioia. No, caro, devi proprio andare, guarda. Niente... Cioè, ma vi rendete conto che puzza da far schifo questo qua? Io non lo so... Oh, ragazzi, come al solito, feste altamente discutibili. Ma io ho paura che lei mi passi d'età, quindi chi c'è c'è. Forza, tesoro, vai. Vai ad esprimere un desiderio. Forza, tu porta tutto il gruppo qui. Assolutamente, vai qui insieme. Partecipa nel club per 12 ore. Ok, dobbiamo fare ancora due attività del club, ragazzi. Passiamo allo step successivo. Io sto cercando di... Tu non hai bisogno di farti la doccia, vai bene così, vai. Tu obiettivamente devi fartela, puzzi da far schifo, caro, io direi proprio che è il caso. Vai a farti una doccia, ti prego, dammi retta, vai, usa. Fare una doccia. E, patatosa, tu vai. Non sei riuscita ancora a darle il regalo? Non ci credo, ragazzi. Io non ci credo. Oh, dai, lo sto dando adesso il regalo, guardate che carine. Spero ti piacerà, sta dicendo lei. So che tu ami leggere. Le piacerà, ragazzi? Oh, sì, ti ringrazio, è bellissimo.
Non vedo l'ora di leggerlo, meno male. Meno male. Ok, ti è piaciuto davvero o è uno scherzo? Ti è piaciuto, spero, vero? Sì, dai, sembrava contenta, ragazzi. E poi dovrei fare anche amicizia con lei, dovrei presentarti in modo amichevole con lei. Però ora andiamo tutti qui. Forza, manca tua sorella. Ma poverina sta ancora dormendo, non ce la farà mai ad arrivare qui in tempo, povera stella. No, gioca dentro, no, vai qui. Tu, patata, pure, te la stai facendo nel pannolino e vai, proprio alla grande. Ok, lei sta partecipando, lei c'è, la mamma c'è, il papà c'è, la zia, se si degna di presentarsi qua, ci fa proprio un piacere. Poi chi c'è c'è, ragazzi, obiettivamente, ciao. L'importante è che ci sono mamma e papà. Dai. Ma così sporco, non avevo detto alla domestica di pulire tutto, tesoro, non fare la difficile. Proprio nel momento in cui tua figlia sta spegnendo le candeline, ti prego, non fare la difficile. Emozione, ragazzi, emozione. Oddio, sta per passare d'età. Oddio, sta per passare d'età. Ragazzi, ancora faccio fatica a crederlo. Ok, ed è passata di età. E vai, ragazzi. Dunque, dunque, dunque. Allora, Ada, io ho in mente una trama per lei. Quindi spero di non essere. Noi non abbiamo fatto niente, ma il livello è oro, ragazzi. Non so come, vabbè, forse perché abbiamo soffiato sulle candeline. Non, vabbè. Dicevo, non vorrei essere ripetitiva, però mi servirà poi per il futuro. Quindi Ada sarà, ragazzi, un sim rinascimentale. Sarà abile in molte cose contemporaneamente. La nostra è già una tipetta solitaria e da adolescente avrà come tratto attiva. Fatti vedere, tesoro, fatti vedere. Fatti vedere. Fatemela vedere un attimo. Oh, tesoro. Oddio, che tenera, ragazzi, mi piace. Devo assolutamente sistemarla perché così non posso proprio soffrirla. Però mi piace un sacco, ragazzi. È veramente tanto, ma tanto carina. Te lo sei perso, patata? Vabbè, dai, non succede niente. Qualcuno la porti sul vasino, la povera creatura, perché secondo me non ce la fa. No, non ce la fa. Ma non ce la fa proprio. Avete rotto pure questo. Ragazzi, non ce la faccio. Allora, dunque. Oh, vai a usare il vasino, vai a usare il vasino. Tua sorella è cresciuta, chi se ne frega di lei? Io, ragazzi, direi che a questo punto, però, vorrei sistemarle. No, vorrei sistemarla proprio in generale. Ok, ragazzi, è Ada. Ecco a voi, volevo dire, ma è Ada, semplicemente. Lei è Ada. Io la adoro, mi piace tantissimo e trovo che sia un bel mix sia della mamma che del papà. Ditemi voi, ora io vi mostro la mamma. Ha qualcosa di Sherry, ragazzi, qualcosa c'è. Secondo me somiglia di più al papà. Io penso di sì. Però, insomma, ditemi voi. Credo sia veramente un bel mix. Mi piace tantissimo, ma proprio veramente tanto. E la genetica, piano piano, ragazzi, vedete, sta cambiando. Quindi, evviva! È bellissimo sempre, io sarò ripetitiva, lo dico tutte le volte, ma è bellissimo vedere come la genetica si mica poi cambia. Volevo mostrarvi al volo i suoi abiti, non ve li farò vedere tutti ragazzi perché ho l'abitudine di mettere tanti abiti in ogni categoria praticamente, però questo è uno dei suoi abiti quotidiani, formali, questo è l'unico momento ragazzi in cui si mette un po' più di accessori. Perché la madre le rompe le scatole che ci tiene. Vedete, lei, ho scelto per lei questa acconciatura già da grande, perché io me la immagino comunque molto matura per la sua età, molto seria. Una ragazza che si accollerà anche delle responsabilità, degli impegni, comunque, no? Che non sono proprio tipici della sua età, ecco, mettiamola così. Questi sono gli abiti sportivi, li hanno fatti diversi. E ci tenevo a mostrarvi questo perché è quello del ballo, perché sua madre comunque ci tiene che anche sua figlia balli. Lei non ama molto il ballo, però
è un'attività che fa più che altro per sua madre, ecco, per avere un legame con lei, proprio perché lei si rende conto di essere comunque parecchio solitaria, ragazzi. Quindi avete visto gli abiti la notte, sia comunque invernali che estivi, diciamo. E poi qui ci sono tutta una serie di abiti da festa, ce ne sono tanti, io vi mostro questo. Mi piace tanto come le sta, per lei ho scelto il rosso, come avrete già notato da tempo. E non lo so, ce la vedo, sì, è un po' anche il colore del personaggio, se andate a vedere, per chi conosce il personaggio è spesso vestita di rosso. E poi vabbè, ci sono tutti gli abiti invernali e adoro da morire questo per la pioggia, ragazzi, guardate quanto è carina. Mi piace, mi piace, mi piace. Fatemi sapere se piace anche a voi. Perché ora, mentre i nostri Redfield sono presi dai festeggiamenti, c'è qualcun altro che invece tanto felice non è. Eh no, ragazzi, qualcuno non è per niente felice. E avrete già capito di chi sto parlando. Lilith, che è qui e a sua insaputa sta spiando Mirko. Mirko e tutta la famiglia Redfield, ragazzi. Perché lei ha fatto una promessa ai suoi figli. Una promessa che ha fatto ai suoi figli, ma che ha fatto anche a se stessa. Ragazzi. Ovvero che non sarà... Non durerà ancora per molto, scusate, questa situazione. Non si devono preoccupare, perché la mamma ha un piano per sistemare tutto e il loro papà sarà presto con loro e solo con loro. Quindi con il sorrisetto convinto di Lilith, ragazzi, che è qui a spiare la festicciola dei Redfield, io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Chissà cosa ha in mente Lilith, ragazzi, a questo punto, perché è chiaro che ha in mente qualcosa ormai, no? Qualcosa anche di subdolo. E non è la prima volta che lei spia il caro Mirko, eh no. Diciamo che da quando sono nati i gemelli, no. Da quando era già incinta, ragazzi, lei ha spiato un po', no? I movimenti in casa Redfield, ossessionandosi soltanto però su due figure. Non ha mai provato interesse per gli altri, fondamentalmente. Lei è ossessionata da Mirko, perché ovviamente, ragazzi, lei nel corso del tempo ha iniziato a provare qualcosa per lui. Non lo ammetterebbe mai, non è probabilmente consapevole neanche lei. Lei si nasconde, fra virgolette, dietro la scusa che i bambini hanno bisogno di un padre più presente, che lo fa per loro. E quindi con Mirko, la sua ossessione, e con Sherry, la donna che gliel'ha portato via. Che ha portato via un padre dai suoi figli. Che, dal punto di vista di Lilith, costringe Mirko a star separato da Desdemona e Daemon. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere, secondo voi, cosa ha in mente Lilith. Io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi ricordo sempre che in descrizione potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, insomma, ragazzi, guardate la descrizione perché c'è di tutto e di più e andate nei canali dei miei amici youtuber a iscrivervi, mi raccomando. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curiosa di leggere le vostre ipotesi, no? È sempre un piacere comunque leggere le vostre ipotesi, ragazzi. Quello che pensate potrebbe creare Lilith, il piano di Lilith. Quale sarà? Ditemelo voi. Io vi abbraccio forte, ragazzi, sul Simmers. E non...